un aereo questa barca. Eccoci qui, oggi vi presento una barca che non avevo mai portato sul canale. È la barca di mio padre, è una Boston Whaler 17 Montauk con motore Selva Marlin 100 cavalli. Questa Boston Whaler ha la caratteristica, come tutte le Boston Whaler, di essere delle barche inaffondabili completamente. Praticamente le Boston Whaler hanno la caratteristica di avere un doppio fondo con una schiuma che ha una ricetta segreta proprietaria che da sempre rende queste barche inaffondabili ed è il motivo per cui costano ancora così tanto e sono ancora sempre così quotate. Sì, sì, inutile che vi nasconda che sono delle barche da intenditori, specialmente se tenute in una certa maniera e addirittura ci sono i club come il club Boston Whaler Venezia, di cui facciamo parte, dove ogni anno facciamo un raduno, è bellissimo, insomma. Con questo gioiellino io e papà il 10 e 11 di settembre parteciperemo alla Venezia Pordenone, navigando per acque interne, quindi da Venezia si parte da Punta Sabbioni e si arriva a Pordenone, un'esperienza insomma che avevamo voglia di fare. Allora oggi i lavori sono questi, dobbiamo fare tagliando completo e dobbiamo sistemare il trim che non va più. Questa è la Boston del Papi. Tutti i cuscini, cuscinetti. Questo si sposta in modo che ci si può anche sedere dalla parte di qua. Saver. Sei pronto papà a portare dal meccanico la tua amata? Sei pronto col portafoglio in mano? Che le barche sono dolori? Dovete sapere che il mio vecchio non aveva la passione della barca, io l'ho trasmessa io. Loro addirittura non sapevano nemmeno nuotare. Un po' alla volta io e mia sorella siamo dei pesci praticamente, perché con la scusa che loro non sapevano nuotare ci hanno fatto ci hanno iscritto in piscina prima di nascere praticamente. E poi la mia passione un po' alla volta, ho cominciato magari a portarli via ogni tanto e hanno cominciato ad apprezzare. Poi ho fatto la patente nel 2021, ho preso una Boston Whaler 13, gli ho trasmesso anche la passione delle Boston Whaler perché a me piacciono, sono sempre piaciute tanto. E adesso poi abbiamo venduto la 13 e abbiamo preso questa Montauk 21 dell'89, mi sembra, o dell'87, guardo un po', non mi ricordo più. E questa stagione era la prima stagione che facevano, l'abbiamo comprata l'anno scorso ad ottobre. E adesso mi stanno chiudendo le chiuse, quindi do un'acceleratina. Eccoci qui in Conca. In Conca si vede chi è capace di navigare e chi no. Chi ha, diciamo, non tanto chi è capace di navigare, ma chi ha il controllo del mezzo e chi no. Ecco, questa è la nostra Boston, adesso ve la mostro un po' meglio, anche se oggi è carica di... non è in assetto, diciamo, perché è carica un po' di tutto. Allora, questo è il cockpit. È, diciamo, un buon conservato, l'abbiamo anche fatta lucidare dentro e fuori da un amico, CBM Garage, e ha fatto anche la nanotecnologia, infatti è molto molto bella, lucida, è veramente bella. La barca ha un passaggio a prua a destra, un passaggio a sinistra, ha tutti i suoi tenti bene originali. Ha come optional questo,
che è una specie di prendisole di prua, telo, e poi dietro qui ha la possibilità di girare questo per sedersi dall'altra parte e la panca di poppa, scaletta per risalire e tendalino, una bella barchetta. Eccoci in uscita dalla conca. Un aereo questa barca. Da Nautica Comparato, dall'amico Fabio, che ci farà questo tagliando, perché con questa barca abbiamo un piccolo progettino. Ci siamo iscritti alla Venezia Pordenone. Inoltre c'è il trim che non funziona e quindi dobbiamo sistemarlo assolutamente, anche perché così la barca fa 30 nodi, trimmata guadagna parecchio. E vediamo se cambiamo anche elica o se teniamo l'elica che abbiamo. Ora andiamo sotto questo ponticello qui e entriamo a Chioggia, altrimenti si potrebbe fare il giro di là, però voglio farvi fare un giro panoramico per una delle dei canalini di Chioggia. Qui c'è un meccanico che è quello che ci ha fatto la barca per fare la Pavia Venezia, quindi ci ha smontato il motore, se l'ha tenuto qualche mese e l'ha sistemato completamente. Stiamo entrando a Chioggia. Ora passeremo davanti a Motonautica Nordio, che sono i meccanici che ci hanno fatto il motore, il Mercury, che, con cui abbiamo fatto la Pavia Venezia l'anno scorso, e abbiamo proprio rifatto tutto, quindi smontato completamente, pistoni, abbiamo solo tenuto l'albero BL, per il resto abbiamo rifatto tutto. Ora però andiamo da Comparato, perché Comparato è meccanico ufficiale dei motori Selva e di conseguenza ha tutte le diagnosi per lavorare con i motori Selva. Qui abbiamo un Selva 100 e quindi dobbiamo farlo fare a lui. Comparato fa il campionato mondiale di Formula 1 di barche e vince anche, cioè è uno veramente veramente bravo. Mi è molto appassionato, perché correvano anche, correva papà, correva il figlio e corre ancora il figlio, hanno il banco prova interno in azienda, sono veramente veramente bravi anche loro e molto molto appassionati di motonautica. Ecco Motonautica Nordio, qui stanno provando il gommone per farlo per via Venezia. Chioggia è veramente una città unica.
stupenda veramente, ti perdi per le calette a guardare. Poi il Ciosotto, diciamo che è un personaggio veramente simpatico, con un modo di parlare da Ciosotto proprio tipico, e sono persone veramente di cuore. Questi sono i pescherecci. Questo è il viale principale di Chioggia e questo è il ponte. Arsenal e Saline Sporting Club, mentre quella è la Darsena Mosella, che dà su Sottomarina e non su Chioggia. Qui c'è la laguna e lì ci sono le bocche di porto di Chioggia con il Mose di Chioggia. Sottomarina e Chioggia. C'è l'esercito di pescherecci che contribuiscono a portare sui nostri piatti il pesce che si mangia in tutto l'Alto Adriatico. Oh, sotto il ponte. Da sopra passano le macchine. Questo è il ponte che unisce Chioggia a Sottomarina. Siamo quasi arrivati dal dottore Carabosto. Ah, eccoci qui. Qui c'è Nautica Comparato, qui sulla testa di questa isoletta, e alla fine è un'isoletta. E ha una darsena, officina e vende anche barche. Eccoci dal dottore. Volendo da Brondolo potevamo fare un giro anche da di là, c'è tutto un canalino che arriva praticamente per di là, così. Eccolo il camion Comparato F2. E poi loro sono concessionari Ranieri, infatti Ranieri penso sia il main sponsor del team di barche da corsa. Ho preparato già le cimette a dritta, anche qui siamo pronti. Ecco, qui c'è il pontile di servizio sotto la gru circa, e ieri ho chiamato Fabio e mi ha detto di mettermi lì. Eccoci qui con una mano. Disordinata, però vedete l'acqua come scivola via con la nano. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e metti un like.